istituzionalizzata della vita delle donne palestinesi è una caratteristica essenziale del progetto israeliano. Ricordo la frase di una ministra israeliana che disse: bisogna uccidere le donne palestinesi affinché non generino più piccoli serpenti. Ed è esattamente ciò che Israele sta facendo questi giorni a Gaza. Israele non sta uccidendo terroristi, Israele sta uccidendo donne e bambini. Decine sono i neonati che sono stati uccisi dopo che Israele gli ha staccato l'ossigeno nelle incubatrici. 50.000 donne incinta vivono nella striscia di Gaza e per loro spostarsi costruirebbe un grande rischio per la salute. La situazione sanitaria è fuori controllo. Già prima dell'escalation a Gaza mancava il 48% del materiale sanitario. E dall'altra però va sottolineato che le donne palestinesi sono vittime di una società patriarcale e maschilista. I movimenti però delle donne palestinesi sono stati storicamente centrali nelle lotte contro l'oppressione, la discriminazione, il colonialismo e il militarismo. Femminile è la Palestina, femminile è la terra, la resistenza è la parola che la esprime, muqawama. La resistenza palestinese è in ogni donna, la resistenza palestinese la rappresentano le combattenti come Laila Khaled e Dalal Mughrabi. La resistenza palestinese è stata la voce e resterà di quella di Shirin Abu Akleh, uccisa dai terroristi israeliani. La resistenza palestinese è rappresentata dalle scrittrici palestinesi come Fadwa Tuqan e Suzan Abu Hawa. La resistenza palestinese è rappresentata dall'attivismo e dal coraggio di Ahed Tamimi, arrestata un'altra volta da Israele. La resistenza palestinese è quella di ogni madre e sono proprio le madri che si sono occupate di conservare l'identità palestinesi. Sono le mamme che hanno educato intere generazioni. Non voglio essere ancora lunga, voglio terminare e dire a tutte quelle giornaliste che ci hanno detto: voi cosa pensate dello stupro di Hamas? Sia ben chiaro, noi siamo contro ogni violenza da chiunque essa sia fatta, ma quelle news vengono da Israele e chiediamo allora che venga istituita una commissione d'inchiesta libera e indipendente e che esamini che veramente sia stato fatto quello stupro. E poi quelle donne, ci sono tantissime donne palestinesi che sono state stuprate da Israele nel corso dei 75 anni, ma perché non vi siete indignati? Perché non avete denunciato le donne palestinesi che sono state stuprate nelle prigioni? Israele è uno stato canaglia, terrorista e simbolo del patriarcato e del maschilismo. Grazie Maya, anche perché in Palestina sono state